Buon pomeriggio a tutti e benvenuti al quinto incontro dell'EmiTour. Pazienti e medici dialogano sull'amiloidosi. Questo progetto è ormai giunto al suo quarto anno di vita. Alla sua nascita prevedeva una serie di incontri in presenza in diverse regioni e ha toccato infatti le città di Roma, Milano e Messina. Poi, negli ultimi 2 anni, è diventato un evento online. Come di consueto, l'EmiTour è organizzato da OMAR, Osservatorio Malattie Rare, in collaborazione con FAMI, Associazione Italiana Amiloidosi Familiare, e con il contributo non condizionante delle aziende Alnylam, Pfizer e Sobi. Immagino che la maggior parte delle persone che ci stanno ascoltando sappiano già cosa sono le amiloidosi, ma lo ricordiamo ugualmente. Si tratta di un gruppo di malattie rare causate dal deposito di proteine anomale. In ciascun tipo di amiloidosi, quindi, una diversa proteina prodotta dall'organismo acquisisce la proprietà di accumularsi progressivamente in diversi organi e tessuti, sotto forma di fibrille insolubili, provocando un danno agli organi coinvolti e causando i sintomi della malattia. Si tratta in genere di patologie multisistemiche, che richiedono un approccio multidisciplinare, perché compromettono la funzionalità di vari organi vitali, fra cui reni, cuore, apparato gastrointestinale, fegato, cute, nervi periferici e occhi. Purtroppo, per la maggior parte dei pazienti, il rapporto con lo specialista è limitato alle visite periodiche o ai momenti che impongono di affrontare un'urgenza o una nuova manifestazione della malattia. Questo tempo può non essere sufficiente per conoscere tutti gli aspetti della patologia, per fare domande o per essere aggiornati sulle opportunità terapeutiche disponibili, su quelle in sperimentazione e sui nuovi indirizzi di ricerca. L'EmiTour nasce proprio con l'obiettivo di creare un'occasione di confronto aggiuntiva e di rafforzare il dialogo fra medico e paziente. Nel corso dell'incontro, infatti, i clinici saranno a disposizione per rispondere alle domande che potrete rivolgere loro utilizzando la chat. In questo nuovo appuntamento cercheremo di capire come migliorare gli aspetti più critici nella gestione della patologia. L'emergenza sanitaria provocata dal Covid ha investito come uno tsunami l'intero sistema sanitario e ha messo a dura prova i malati cronici rari, che hanno bisogno di terapie non rinviabili. Alcune regioni sono riuscite a supportare i pazienti riducendo al minimo i rischi e consentendo la continuità terapeutica, mentre in altre questo risultato è mancato o è stato molto scarso. Questa pandemia, che ha mostrato le fragilità del nostro sistema, deve portare a un cambio di passo, a un'inversione di tendenza, affinché non sia più il paziente a raggiungere il suo centro, ma il contrario. E di questo, ovvero dello strumento della telemedicina, ci parlerà la dottoressa Laura Obici, del Centro per lo Studio e la Cura delle Amiloidosi Sistemiche del Policlinico San Matteo di Pavia, che ringrazio per essere stata un punto di riferimento fin dalla nascita dell'EmiTour e per aver partecipato a quasi tutti gli incontri. A lei la parola, dottoressa. Buongiorno a tutti, ringrazio molto Omar e Fami per l'invito, mi fa sempre molto piacere contribuire a queste giornate che sono importanti e sono un'occasione di incontro da tutti i punti di vista. Ringrazio anche per il tema che mi è stato assegnato, vi chiedo la prima diapositiva cortesemente. Il tema, ovviamente, come diceva bene il dottor Fuggetta, è di grandissima attualità perché certamente tutti i centri, soprattutto quelli dedicati alle malattie rare, hanno sicuramente sperimentato grandissime difficoltà nei mesi più intensi della pandemia, anche perché siamo stati tutti chiamati anche ad impegnarci su un fronte di necessità. La mia presentazione sarà molto breve. Ha l'obiettivo sostanzialmente di raccontare la nostra esperienza. Sicuramente ci sono stati tantissimi altri centri e strutture che hanno in qualche modo implementato lo strumento della telemedicina. Io vi racconto quello che siamo riusciti a fare noi, stiamo facendo noi e come questo poi si complementa con altre opportunità di terapia domiciliare che possono favorire via via una maggiore flessibilità nel percorso di cura e di terapia che certamente si adatta meglio a questi tempi difficili. La prima diapositiva. Ora, solo per chi non conoscesse il nostro centro e per capire un po' meglio come si colloca poi la telemedicina nelle nostre attività,
Il nostro centro funziona un po' come centro di riferimento a livello nazionale ed è un centro che praticamente svolge tutta la propria attività clinica come centro ambulatoriale. Abbiamo un'attività ambulatoriale che è strettamente connessa all'attività di laboratorio, che è un laboratorio di ricerca, ma soprattutto un laboratorio diagnostico. E anche il laboratorio diagnostico funziona in service per altri centri e strutture. Quindi chiaramente una struttura organizzativa come la nostra è stata particolarmente sollecitata nel periodo dell'emergenza. Noi vediamo pazienti con tutti i tipi diversi di amiloidosi, quindi anche pazienti che hanno delle esigenze molto diverse tra loro e certamente in alcuni contesti lo strumento della telemedicina si può applicare meglio rispetto ad altri. Molto semplicemente nel paziente con amiloidosi a L la risposta ematologica è valutata attraverso strumenti di analisi di laboratorio che è più facile eseguire vicino a casa e poi mandare e su cui ragionare piuttosto che magari pazienti con neuropatia in cui la valutazione obiettiva può essere estremamente rilevante. Però il nostro numero di pazienti all'anno, come vedete, è molto elevato e vediamo circa 400 nuovi pazienti con amiloidosi all'anno. Quindi certamente nel periodo Covid queste difficoltà le abbiamo sentite moltissimo nella difficoltà del viaggiare e del venire personalmente dei pazienti. La prossima. Di queste valutazioni annuali nel 2019, prima della pandemia, come vedete, noi avevamo appunto tante valutazioni e tutte di persona. Se andiamo avanti, abbiamo introdotto nel 2020 le consultazioni di telemedicina e questo ci ha consentito sostanzialmente di compensare piuttosto bene il numero di pazienti che abbiamo potuto valutare, quindi continuare a seguire presso il nostro centro. Certamente il numero di prime visite è stato ridotto e molte delle visite di controllo sono state però compensate dalla valutazione di telemedicina. Un po' di riduzione l'abbiamo avuta anche sulle valutazioni nei protocolli clinici, però nell'insieme devo dire, e lo dicono i numeri, questo strumento è stato molto utile. Come funziona la nostra piattaforma? Ma andiamo avanti. Noi abbiamo avuto dalla regione, quindi dall'ospedale, una piattaforma di telemedicina che è ovviamente aperta a tutte le strutture della rete regionale, del sistema sanitario regionale. È stato molto semplice fare il training ed implementarlo all'interno delle diverse postazioni. Ciascun utente, ciascun medico ha una username e un codice di accesso e può sostanzialmente prescrivere con un impegnativo una consultazione di telemedicina. La consultazione di telemedicina viene registrata nel servizio sanitario esattamente come una visita di controllo e all'utente vengono inviati dei codici e un appuntamento durante il quale si può appunto collegare attraverso questa stessa piattaforma. Avanti. Quando la piattaforma si apre, il medico che voi vedete sulla destra, in questo caso il mio collega, il dottor Milani, si collega e nello schermo nero si collega anche il paziente. Sotto c'è lo spazio per l'invio di tutti gli esami di laboratorio, le valutazioni che il clinico può richiedere. E noi generalmente abbiamo sempre agganciato un appuntamento di telemedicina ad una serie di valutazioni di laboratorio e in qualche caso anche strumentali che potessero essere utili proprio per rendere la rivalutazione clinica il più completa possibile, in grado di garantire una decisione terapeutica. È chiaro che nelle settimane più intense della pandemia era difficile fare anche delle analisi di laboratorio vicino a casa, però usciti da quelle settimane più intense, che comunque hanno consentito di fare circa 200 contatti in quel periodo e sono stati sicuramente molto utili per consentire una continuità terapeutica più vicino a casa e poi da allora abbiamo mantenuto comunque questo strumento. Ovviamente il centro ha riaperto le proprie attività cliniche ordinarie con una quasi regolarità, possiamo dire, ma manteniamo i consulti settimanali a distanza proprio per quelle persone che hanno difficoltà a viaggiare o per le quali sono sufficienti poche determinazioni per proseguire il percorso terapeutico senza necessità stretta di venire al centro. Il sistema permette di condividere i file e quindi di commentarli e di discuterli, poi c'è una fase di valutazione vera e propria che ovviamente non implica l'esame obiettivo, però
fornisce moltissime informazioni e poi alla fine di questo percorso noi redigiamo un report che viene pubblicato sulla piattaforma e il paziente così può accedere e riceverlo in tempo breve. Avanti. Ecco, un altro aspetto che è molto condizionato ovviamente dalla pandemia è la difficoltà però nei casi di prima visita in cui è necessario completare gli accertamenti diagnostici anche attraverso indagini biottiche o altri tipi di accertamento, soprattutto le caratterizzazioni tissutali, devo dire. E questo è un problema emergente perché ovviamente tutti i centri stanno sperimentando una crescita molto rapida dell'amiloidosi cardiaca da transtiretina, soprattutto la forma wild type. Come vedete da questo grafico, anche nella nostra esperienza, il numero è francamente raddoppiato negli ultimi anni e sappiamo che però in questa popolazione la diagnosi differenziale a volte può essere difficile, può richiedere, quando è presente sia una componente monoclonale che una scintigrafia positiva per transtiretina, una valutazione istologica. Questo può rappresentare un ostacolo importante se si vuole lavorare su una modalità di valutazione a distanza e sfruttare le piattaforme di telemedicina. Allora stiamo parallelamente cercando di mettere in pista un sistema che consenta di governare meglio il passaggio di materiale istologico tra i diversi centri periferici e il centro, in questo caso il nostro più grande, ma un sistema che vorrebbe essere validato e poi essere riproducibile anche in altre realtà. La prossima. Abbiamo quindi applicato per un finanziamento per un progetto che è stato vinto ed è stato assegnato al mio collega Paolo Milani, che sta sviluppando proprio un sistema web network, così chiamato, per cercare di associare le valutazioni cliniche e anche istologiche eseguite localmente a un percorso però di invio e di valutazione dei campioni biologici presso un centro di riferimento, in modo che tutto il percorso diagnostico possa essere compiuto in modo accurato senza necessariamente che il paziente debba spostarsi, naturalmente soltanto in quei casi in cui è necessario arrivare ad indagini di terzo livello. Normalmente nella routine la maggior parte delle situazioni non lo richiedono, ma l'idea di implementare un sistema che sia più strutturato e che consenta una condivisione dei dati e del materiale in modo articolato è l'obiettivo proprio di questa piattaforma che è in corso di sviluppo. Avanti. Ecco, ancora ovviamente volevo accennare anche in questo breve tempo alla possibilità della terapia domiciliare, del supporto terapeutico domiciliare, che è una iniziativa che al momento riguarda due tipi di trattamenti, che sono i farmaci gene silencing per l'amiloidosi da transtiretina ereditaria, che sono in realtà state sviluppate e implementate anche sulla base di esperienze già presenti per altri tipi di trattamenti, per esempio le terapie enzimatiche sostitutive in altri contesti, che certamente quindi nascono indipendentemente da situazioni così estreme come quelle della pandemia, ma che in questo contesto si sono rese particolarmente utili. E quindi spendo due parole e un paio di commenti su questi strumenti. Sapete che sia in Ottersen che Patisiran, di cui parlerà poi meglio la dottoressa Mazzeo, sono il trattamento nei pazienti con amiloidosi ereditaria transtiretina e con polineuropatia in stadio 1 e 2. E in Ottersen è un trattamento che si effettua per via sottocutanea una volta alla settimana e che richiede un monitoraggio di alcuni parametri ematologici e renali con una discreta frequenza. La azienda che commercializza il farmaco ha messo a disposizione un servizio di supporto domiciliare, che è molto importante ed è stato particolarmente apprezzato ovviamente nel periodo della pandemia, perché consente in stretta relazione con il centro prescrittore di garantire al domicilio sia la consegna del farmaco, che ovviamente è un aspetto molto importante, sia tutto il percorso di addestramento e di apprendimento all'autosomministrazione, che in alcuni casi può essere semplice in presenza di un caregiver, in altri meno, e soprattutto il servizio di monitoraggio
messaggio attraverso prelievi domiciliari e un'interfaccia con il centro prescrittore. Noi personalmente abbiamo un'ottima esperienza con questo e devo dire che rappresenta, a mio giudizio, uno strumento molto utile per semplificare i processi per i pazienti, anche devo dire l'impatto per il centro prescrittore è sicuramente vantaggioso perché riesce a, ad aiutarci in molti di queste attività. La seconda diapositiva. Ecco, parallelamente anche per Patisiran esiste un servizio di supporto domiciliare alla terapia. Patisiran è un farmaco che viene somministrato ogni 3 settimane per via endovenosa con una premedicazione e la terapia è prescritta dal centro che sicuramente inizia il trattamento e lo effettua in molti centri continuativamente, in altri centri anche interfacciandosi dopo almeno 3 somministrazioni, in cui non siano ovviamente insorti eventi collaterali, che peraltro sono molto rari, si può interfacciare con questo servizio, che è un vero e proprio servizio di supporto di terapia domiciliare, gestito anche qui da un provider esterno come HNP, che ha grandissima esperienza in questo ambito. Questo tipo di servizio richiede ovviamente una approvazione da parte della struttura ospedaliera e per esempio nel contesto della Regione Lombardia devo dire c'è stata la necessità preliminarmente di un parere favorevole della Regione stessa, però adesso io sono molto contenta di poter dire che anche noi siamo riusciti a partire con questo tipo di supporto, che è sicuramente di grande vantaggio perché è gestito da mani molto competenti e consente di effettuare interamente e sotto controllo infermieristico in persona e sotto controllo medico in remoto l'infusione ogni 3 settimane secondo le stesse procedure che vengono messe in atto nell'ambiente ospedaliero. Il sistema traccia la consegna del farmaco a domicilio, la presa in carico da parte dell'infermiera a domicilio e poi esiste una reportistica di come l'infusione ovviamente è decorsa e il paziente può essere anche raggiunto dal servizio se si dovesse spostare per ragioni personali in altri contesti. Quindi anche questo è uno strumento di grandissima utilità e che laddove è stato sperimentato credo anche i pazienti possano dire di esserne soddisfatti. C'è sicuramente, questo è condiviso nella comunità dei colleghi anche che si occupano di malattie rare nelle diverse regioni, qualche perplessità sul fatto che alcune regioni autorizzino questo tipo di supporti che sono chiaramente sponsorizzati dalle aziende produttrici perché il servizio sanitario dobbiamo dire non frequentemente è in grado di garantire quello che dovrebbe essere nei suoi compiti istituzionali. D'altra parte, essendo così vantaggioso per i pazienti, io sono la prima a sostenere che certamente l'ideale sarebbe che fosse il Servizio Sanitario Nazionale a garantire questo tipo di supporto indipendentemente dal tipo di farmaco e dalla regione e dalla patologia, però non essendo ancora così il sistema, certamente laddove è possibile sfruttarlo, io penso che davvero la qualità di vita debba avere una preminenza e purché il processo avvenga in sicurezza non dovrebbero esserci ostacoli a monte a questo tipo di accesso. Questo ovviamente è una mia opinione personale e si sta molto dibattendo su questo e speriamo anche che il piano nazionale di resilienza che avremo a breve ci aiuti a trovare risorse per le malattie rare che ne sono previste anche per implementare proprio questo tipo di servizi. E con questo concludo con la prossima diapositiva con cui ringrazio ovviamente tutti i colleghi del centro perché naturalmente tutto quello che io racconto non è mai la mia attività personale ma è l'attività di molte persone. Spero di aver risposto alla richiesta che mi avete fatto e sono naturalmente aperta alle domande. Grazie mille. Grazie dottor Ciovici, molto chiara. Adesso, sempre nel quadro delle nuove forme di diagnosi e presa in carico del paziente, tratteremo il tema del counseling genetico. Di che cosa si tratta? È un processo di comunicazione tra medico e paziente, attraverso il quale vengono fornite delle informazioni relative alla natura genetica di una malattia.
E quindi sul suo rischio di trasmissione ereditaria, sulla sua storia naturale e sugli eventuali interventi medici disponibili per prevenirla e per curarla. Tutto ciò con lo scopo di aiutare il paziente a comprendere la propria storia familiare di malattia. Del ruolo del counseling genetico nella amiloidosi ci parlerà la professoressa Paola Mandic, del Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia e Genetica dell'Università degli Studi di Genova. Prego, professoressa. Grazie, grazie a lei, grazie per l'invito, grazie per il fatto di essere qui con voi e di essere, tra l'altro, con due compagne di viaggio come la dottoressa Obici e la dottoressa Mazzeo, con le quali abbiamo condiviso un percorso del quale oggi vi porterò gli effetti pratici. Provo a condividere lo schermo. Vedete? Vedete le diapositive? Non riesco più a sentirvi. Sì, professoressa, perfettamente. Sì. Mi sentite? Io non vi sento più. Io la sento. Le diapositive le vedete? Sì, benissimo. Okay. Grazie. Allora, vi ringrazio tanto per il tema che mi è stato assegnato, che è un tema che ho nel cuore, perché da medico genetista sono da sempre impegnata sul fronte, questo lo sa molto bene anche la dottoressa Obici, di quello che è il ruolo della consulenza genetica in generale, e oggi parliamo in particolare della consulenza genetica dell'amiloidosi. Oggi vorrei fare un focus più specifico sulla consulenza genetica nell'amiloidosi familiare, non solo nel paziente, perché è ovvio che il paziente è l'attore principale, è la persona che noi vediamo in prima battuta all'interno di una famiglia, perché nel momento in cui il clinico identifica un possibile paziente con amiloidosi e lo invia per il test genetico, è importante che in quella fase ci sia una raccolta accurata dell'anamnesi familiare e di tutti i segni e sintomi che possiamo correlare all'amiloidosi familiare, quindi ci permettono eventualmente di differenziare tra le forme da transtiretina rispetto ad altre forme di cui ha parlato Laura, che ovviamente vanno sempre tenute in diagnosi differenziale, ma nel momento in cui noi raccogliamo l'anamnesi e quindi chiediamo alle persone chi sono i loro familiari, se hanno fratelli, sorelle, genitori, figli, immediatamente estendiamo la nostra attenzione a quello che è il rischio all'interno della famiglia, per cui la consulenza genetica non può prescindere dal fatto che la consulenza non è fatta a una persona, ma è fatta a una famiglia. Quindi nel momento in cui vediamo il paziente, proponiamo al paziente la possibilità di estendere questa informazione ai suoi familiari e ci poniamo come persone che possono permettere una comunicazione del rischio di malattia, del tipo di malattia, proporre e gestire il test genetico e eventualmente, a seconda del tipo di patologia e del rischio quindi di una malattia grave e incurabile, cosa che non si configura per quello che in questo momento è la amiloidosi familiare, ma che come genetisti abbiamo spesso a che fare di fronte, la valutazione del rischio procreativo e le possibili opzioni, che per fortuna non si limitano ormai solo alla diagnosi prenatale, ma grazie agli avanzamenti della tecnologia e soprattutto al cambiamento della legislazione italiana, ci permettono adesso di proporre a giovani coppie un percorso di test genetico preimpianto che permette quindi una scelta consapevole senza dover affrontare un'interruzione di gravidanza, momento che è sempre molto difficile per la vita di una coppia. Una cosa a cui tengo è dire che il test genetico, quindi quello per cui spesso viene visto il genetista come riferimento, non è una procedura di laboratorio, quindi
il paziente per noi non è una provetta che arriva in laboratorio, ma il DAS genetico è qualcosa che è iscritto in un processo molto più ampio, del quale la consulenza genetica sostanzialmente è il contenitore. Come ha detto anche il dottor Fuggetta precedentemente molto bene, e forse non c'era neanche bisogno del mio intervento, è che all'interno della consulenza genetica io devo dare alla famiglia tutte le informazioni necessarie per arrivare a una decisione, a una valutazione ad esempio della appropriatezza dell'esecuzione di un test genetico, una discussione di tutte le possibili implicazioni, banalmente anche quando viene fatto il test, come viene fatto, come verrà restituito, in che contesto, e a questo punto posso avere veramente un consenso che non è solo informato ma anche libero, consapevole. Quindi in realtà il momento del consenso non è un momento puntiforme all'interno della consulenza, ma è la conclusione di un lungo processo che dipende da un rapporto che si crea tra il consulente e le persone che ha di fronte. Ovviamente tutto questo poi sfocia nel prelievo, nel test genetico. Il laboratorio dovrà dare un'interpretazione accurata, aggiornata dei risultati, che dovrà essere restituita alla famiglia o al paziente in consulenza e con una rivalutazione clinica. Ruolo finale della consulenza, del processo di consulenza, è anche l'invio a un corretto follow-up ed eventualmente al trattamento e al supporto alla famiglia. Per quello che riguarda il test genetico per l'amiloidosi familiare, si distinguono tre contesti: il test diagnostico che facciamo al paziente, il test presintomatico e la diagnosi prenatale. Oggi vorrei parlarvi in particolare del test presintomatico, perché è l'argomento che spesso è più spinoso, e per prima cosa vi dico che un test presintomatico, per quello che riguarda la legge italiana, per malattie per le quali l'età d'esordio è dopo l'età, nell'età adulta, può essere richiesto solo da persone a rischio, maggiorenni, che appartengono a famiglie con una patologia ereditaria per la quale siano un rischio importante. Il test presintomatico è un momento importante nella decisione e nell'affrontarlo, per cui è fondamentale che il test presintomatico venga offerto in un contesto di team multidisciplinare, di cui il genetista medico o altri specialisti, dipende un po' da come è strutturata la situazione locale, da quali sono le possibilità, chi eventualmente è la persona che ha più esperienza, ma diciamo che il team multidisciplinare, ci deve essere un regista che in qualche modo garantisce che tutti gli altri colleghi lavorino in maniera coordinata per dare la possibilità alle persone che vengono a chiederci un'informazione importante, quindi riuscire a capire se questa persona che è a rischio, in particolare di amiloidosi, svilupperà l'amiloidosi perché ha la mutazione che ha il genitore che ha la malattia, e quindi affrontare il problema della scelta. Sostanzialmente il test genetico presintomatico viene portato avanti dalle persone generalmente, e poi parleremo del caso specifico dell'amiloidosi, quando la persona non è più in grado di reggere questa incertezza nel conoscere il proprio destino. Risultato del test, l'altro dubbi che rimangono sono, perché nel momento in cui io sono consapevole di avere la stessa mutazione che mia mamma, che è ammalata di amiloidosi, la mia domanda è: quando svilupperò la malattia, quale sarà la sintomatologia predominante, come sarà il mio destino, quale sarà la mia progressione e quali saranno le ricadute sulle varie dinamiche familiari e sui miei aspetti lavorativi e assicurativi. Tutto questo deve essere affrontato, discusso e supportato nel percorso del test genetico presintomatico. È ovvio che alcune situazioni, questo era lo stato dell'arte qualche anno fa, e ricordo che ovviamente la dottoressa Obic è molto più esperta di me ed è stata una delle persone che ha steso le prime linee guida sul test presintomatico, però tutto questo a un certo punto è cambiato. Cos'è cambiato? È cambiato che sono arrivate le terapie, quindi ci troviamo di fronte a una patologia che, al contrario di molte altre forme geneticamente determinate, permette di effettuare una terapia che è efficace quando effettuata in stadio precoce di malattia. Quindi a un certo punto
nel 2018 ci siamo detti, ma le regole che abbiamo stabilito, cioè le linee guida che utilizzavamo e che utilizziamo per il test presintomatico di patologie attualmente incurabili, possiamo considerarle ancora valide nel contesto di una patologia per la quale non solo ci sono le terapie, ma stanno anche molto rapidamente migliorando, offrendo quindi una prognosi completamente diversa alle nuove generazioni. E quindi in questo contesto è partito un lavoro che, per farla breve, ha confrontato l'esperienza dei diversi centri italiani, delle risorse e dei requisiti minimi, perché ovviamente dobbiamo partire comunque dalla realtà, ed è sfociato nel 2020 in queste raccomandazioni per il test presintomatico per l'amiloidosi da transtiretina. E tutto questo ha permesso in qualche modo di rendere più omogenea l'offerta, quindi essere più eticamente corretti nei confronti di persone che in tutta Italia hanno la stessa patologia, ma che forse soffrivano una disomogeneità di offerta nel test genetico e nel protocollo per il test presintomatico. Per dirvi come è cambiato, questi erano i test presintomatici effettuati al momento in cui ci siamo visti la prima volta per fare questa riunione di best practice, e come vedete, a parte Pavia e Messina, che erano due centri che già erano estremamente avanti rispetto a tutto questo, gli altri centri avevano una quantità di test presintomatici molto bassa, che in realtà in base alle nuove raccomandazioni, nelle quali ci siamo detti quali sono le cose veramente importanti per cui ogni centro che propone il test genetico per transtiretina deve poter offrire. E in realtà poi non erano cose così complesse, e quindi probabilmente molti centri sono in grado oggi di offrire queste minimal set di requisiti. In particolare, una delle cose che ci siamo detti è che è molto importante avere all'interno del singolo centro un referente clinico singolo, quindi il paziente, i pazienti, le famiglie devono avere una persona sola alla quale in qualche modo potersi riferire, non essere rimandati da una persona all'altra senza avere la possibilità di interfacciarsi con chi sia veramente responsabile del loro, soprattutto del follow up clinico successivo al test. È stato necessario, e ribadiamo che deve esserci una valutazione multidisciplinare per test, che deve essere offerta post test, e il monitoraggio deve essere offerto alle persone che abbiano effettuato un test presintomatico circa 10 anni prima di quello che è la previsione dei sintomi all'interno della famiglia, in base alle caratteristiche della famiglia e in base alla mutazione che presenta nella famiglia. Il centro deve essere in grado di prendere in cura i portatori presintomatici, quindi in qualche modo di rispondere anche alle necessità anche di tipo psicologico, di supporto di queste persone, perché come noi sappiamo avere una diagnosi di futura malattia con tanto tempo davanti prima di svilupparla può creare veramente dei problemi anche di confronto e di quotidianità con la persona malata all'interno della famiglia, con gli altri familiari, con le persone che all'interno della stessa famiglia ad esempio sono risultati sani, e quindi ci può essere una necessità di assestamento psicologico dopo il risultato del test. E come vedete, dopo questo sono aumentati, questa è l'esperienza di Genova, che ripeto è molto limitata, però i test presintomatici, quindi le richieste che abbiamo potuto accogliere col nuovo percorso, stanno aumentando, devo dire, in maniera abbastanza importante, proprio grazie al fatto che possiamo offrire poi delle valide terapie a queste persone. Quindi, ritornando a quelle che sono le raccomandazioni a cui siamo giunti, ripeto, insieme con tutto il gruppo italiano, voglio stressare il fatto che la cosa più importante è l'equipe multidisciplinare e la possibilità di condividere, di confrontarsi per noi e per i pazienti e per i loro familiari, quindi di avere di fronte tutte le persone che sono in grado di dare le risposte. È un'esperienza estremamente
arricchente per chi di noi va in ambulatorio con i colleghi, imparare dai colleghi, imparare dai pazienti e ogni volta quindi arricchire ulteriormente il lavoro di equip e il ritorno alle persone che, alle quali noi abbiamo il dovere di rispondere, che sono sostanzialmente sempre i nostri pazienti e le loro famiglie. E anch'io vi ringrazio e ringrazio le persone che nel nostro gruppo e i neurologi con cui collaboro hanno permesso e permettono questo lavoro quotidiano da parte di tutti noi. Grazie. Grazie professoressa. Ora passiamo a un tema che per ovvie ragioni è particolarmente interessante per i pazienti, cioè quello delle terapie. Negli ultimi anni infatti sono stati approvati diversi nuovi farmaci che stanno cambiando la qualità e l'aspettativa di vita di chi è affetto da questa malattia. Ci aiuterà a capire quali sono e qual è il loro meccanismo d'azione la professoressa Anna Mazzeo, professore associato di neurologia presso l'Università degli Studi di Messina e neurologa del Policlinico Gaetano Martino di Messina, che ci parlerà appunto di terapie disponibili, trial in corso e prospettive terapeutiche future. A lei la parola, professoressa. Buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito e grazie anche per la possibilità di poter parlare di questo, come ha detto il dottor Fuggetta, che è un argomento caro non soltanto al paziente ma anche a noi medici, cioè dire la possibilità di avere delle terapie e ancor più di avere nel prossimo futuro molto probabilmente terapie ancora più efficaci. Condivido anch'io le slide. Posso chiedere se vedete le slide? Posso andare avanti? Sì, può andare avanti. Grazie. Soltanto brevemente ricordo, proprio in questo contesto in cui ci stanno ascoltando i pazienti, che come loro ben sanno purtroppo la patologia è una patologia a decorso progressivo e gli studi proprio sulla storia naturale della malattia hanno ormai chiaramente dimostrato come in assenza di terapie purtroppo si ha una progressione, come vedete in questo caso, del deficit neurologico, una progressiva perdita della capacità di autonomia, di motilità in questi pazienti e in parallelo ovviamente peggiora la qualità di vita. Molto brevemente, soltanto per focalizzare i punti cardine, proprio alla luce del trattamento di questa patologia della mia relazione, ricordo come la causa della malattia è legata essenzialmente alla deposizione di fibrille, vedete, di amiloide, che però consegue a alterazioni conseguenti alla mutazione genica a carico della transtirettina, proteina legata prodotta dal fegato, normalmente sotto forma presente di tetramero, che si ripiega in maniera alterata a seguito proprio del disturbo genetico e conseguentemente determina la formazione di questi accumuli di amiloide che appunto sappiamo coinvolgere diversi organi, non soltanto il sistema nervoso periferico, ma anche il cuore e il tratto gastrointestinale, oltre che l'occhio e il rene. Quindi una patologia multisistemica, già le colleghe hanno chiaramente detto che purtroppo proprio per questo ha necessità di un approccio multidisciplinare, cioè più specialisti devono confrontarsi e seguire il paziente. Essenzialmente per quanto riguarda le attuali possibilità terapeutiche, ci sono due principali categorie di opzioni in questo momento, che sono essenzialmente volte, vedremo tra un attimo più in dettaglio, a bloccare la dissociazione della transtiretina, quindi del tetramero, e tra queste chiaramente attualmente in commercio il Tafamidis nella formulazione 20 mg per il trattamento di pazienti adulti con polineuropatia in stadio 1, al fine soprattutto
sottolineo, di rallentare la progressione di malattia. E la formulazione 61 mg, che più recentemente, grazie agli studi clinici relativi a questo, hanno dimostrato l'importanza nel trattamento della cardiomiopatia amiloidosica da transtiretina non soltanto mutata, ma anche wild type. L'altro gruppo, vedete sulla destra, è essenzialmente volto a bloccare la sintesi, quindi un po' più a monte della catena della transtiretina, appunto, e tra questi il trapianto di fegato, le terapie innovative di cui parleremo, come il patisiran e l'inotersen. Vedete come è una slide che spesso abbiamo, diciamo, ormai rappresentato nei contesti anche scientifici, proprio per dimostrare come dalle iniziali ormai lontane descrizioni dei primi casi di malattia, sicuramente negli anni si è veramente arricchita la possibilità di trattare in qualche modo questa patologia, rallentarne la progressione o ancor più vedremo riuscire a bloccarla. Certamente il 2011 rappresenta un anno importante perché il tafamidis, che è uno stabilizzante del tetramero, è stato per la prima volta come primo farmaco approvato per il trattamento appunto di questa patologia. Altre molecole nel corso degli anni sono state oggetto di sperimentazioni e poi l'anno importante, il 2018, in cui i farmaci innovativi sono stati appunto, vedete, oggetto di studi di fase 3, quindi studi sicuramente molto più avanti. Nel 2019, più recentemente, vedremo i dati sul tafamidis e l'aspetto cardiologico e certamente dal 2019 in poi i trials, che peraltro, come vi dicevo, continuano a crescere e che sono in corso nel trattamento proprio di questa patologia. Un breve cenno al discorso trapianto di fegato, solo essenzialmente per sottolineare il fatto che purtroppo nel caso delle mutazioni non dei paesi non endemici, quindi anche in Italia, chiaramente il trapianto di fegato, che è un'opzione importante laddove il paziente è portatore della mutazione metionina 30 ad esordio precoce, con una breve durata di malattia e con una condizione iniziale non particolarmente grave, può sicuramente beneficiare di questo trattamento. Certamente nei paesi non endemici, vi dicevo appunto, come l'Italia, si è visto che purtroppo, oltre a rappresentare di per sé una procedura chiaramente importante anche per la terapia immunosoppressiva che il paziente dovrà poi per anni affrontare, e comunque l'outcome non è altrettanto favorevole come nel caso di pazienti provenienti appunto dalle regioni endemiche. Per quanto riguarda il tafamidis, la formulazione 20 mg, abbiamo appunto l'approvazione dal 2011 per i pazienti con polineuropatia in stadio 1. Io qua ho riportato quelli che sono i risultati di uno studio italiano, che comunque trova anche riscontro e conferma in altri studi presenti in letteratura, e che essenzialmente suggerisce come lo studio ovviamente è uno studio italiano multicentrico, quindi riflette le caratteristiche della popolazione con amiloidosi, della popolazione, quindi dei soggetti italiani. In realtà lo studio ha dimostrato come il farmaco è assolutamente ben tollerato, in realtà c'è una progressione neurologica in alcuni casi e nei primi 6 mesi di trattamento, e sicuramente il trattamento col farmaco è migliore se il paziente presenta una condizione di malattia in fase iniziale. Tuttavia è noto nell'esperienza comune che in realtà una quota di pazienti comunque può peggiorare, soprattutto dal punto di vista appunto neurologico, e quindi ci sono comunque dei limiti nel trattamento, nell'utilizzo di questo farmaco nella posologia del 20 mg. I dati interessanti riguardano invece la formulazione 61 mg di tafamidis, che recentemente ha avuto l'approvazione per l'amiloidosi cardiaca da transtiretina wild type e mutata, e che trae proprio questo dai risultati dello studio cosiddetto ATTRACT, in cui in realtà il farmaco in questa differente formulazione ha dimostrato di essere non soltanto sicuro, ma abbastanza efficace in questa popolazione di soggetti, dimostrando essenzialmente una riduzione della mortalità, della ospedalizzazione e legate appunto ad eventi cardiovascolari.
Passando ai farmaci che hanno invece un meccanismo innovativo, quindi agiscono, come vi dicevo, a monte della cascata, quindi essenzialmente vedete in basso il risultato finale, la soppressione a livello epatico della produzione della transtirettina, sia mutata che wild type. Si tratta di prevalentemente di due molecole che agiscono con il meccanismo della RNA interference o dell'oligonucleotide antisenso, ma non voglio scendere nei dettagli anche per il poco tempo a disposizione, ma soltanto concludo dicendo appunto che sono due molecole che vanno proprio a livello del fegato, quindi proprio al livello dell'epatocita, a targettare quindi il bersaglio, quindi bloccare la produzione di transtirettina. Ed infatti, come si vede da questo schema che riguarda il patisiran ma anche l'inotersen, negli studi di fase 1 su volontari sani avevano dimostrato per entrambe le due molecole una significativa, importante, addirittura oltre l'80% di riduzione dei livelli plasmatici della concentrazione di transtirettina, che chiaramente è stato poi dimostrato essere anche associato a una importante efficacia clinica, sia per quanto riguarda appunto il patisiran, come dimostrato dallo studio famoso, ormai noto, che è appunto lo studio Apollo, in cui essenzialmente si dimostrava come nei soggetti che assumevano il trattamento la patologia non soltanto si stabilizza, ma in una quota di pazienti si ha addirittura un miglioramento del quadro neurologico. La risalita invece verso l'alto della linea sta a dimostrare nei pazienti, vedete nel braccio placebo, una progressione del quadro neurologico, e lo stesso dicasi anche per una scala che è stata utilizzata per valutare la qualità di vita. Quindi essenzialmente i pazienti trattati chiaramente beneficiavano di questo trattamento. In realtà lo studio poi è continuato proprio perché c'è lo studio cosiddetto OLE. È uno studio che sta in questo momento valutando l'efficacia a lungo termine, cioè sono pazienti che già da diversi anni assumono il farmaco, che continua appunto ad essere ben tollerato ma anche efficace, e in realtà questi studi stanno dimostrando come, vedete la linea rossa, vi dicevo, il paziente che progredisce, nel momento in cui il paziente, completato lo studio, assume il farmaco, anche in questo caso la patologia tende a stabilizzarsi, ma purtroppo in realtà questi soggetti inizialmente in placebo, seppur stabilizzati, non riescono a raggiungere gli standard di positività, diciamo, che invece avevano i pazienti che più precocemente avevano iniziato il farmaco. Quindi in sostanza questo conferma quello che ormai è noto, cioè dire il trattamento deve essere quanto più possibile precoce, proprio per evitare che si accumuli nel tempo una disabilità che, come sappiamo, nel caso del sistema nervoso può assai difficilmente regredire. Quindi è molto importante trattare e soprattutto trattare precocemente. Proprio perché questa è una slide che può sembrare un po' confondente, ma spero di no. Questo processo cosiddetto amiloidotico in realtà comincia prima che il paziente manifesti dei sintomi. Quindi purtroppo l'accumulo di amiloide in realtà è un processo che probabilmente si associa quasi alla nascita, poco dopo la nascita non sappiamo, ma quando la malattia diventa sintomatica è perché in qualche modo il danno degli organi ormai è in corso. E uno studio, questo in cui è stato coinvolto il nostro centro, riguarda la possibilità che la ditta Alnylam ha fornito, in uno studio ovviamente clinico, anche questo multicentrico internazionale, di fornire il farmaco anche in quei pazienti che dopo trapianto di fegato avevano manifestato una progressione di malattia. Noi abbiamo alcuni pazienti che hanno aderito a questo studio e a tuttora hanno una condizione molto buona dal punto di vista clinico e anche neurologico a favore quindi del trattamento con patisiran. Questi sono dei dati parte simili a quello che vi ho detto per quanto riguarda il patisiran e che riguardano inotersen. Lo studio si chiama NeuroTTR. In sostanza, sia per quanto riguarda la funzione neurologica che per quanto riguarda la qualità di vita, questo studio ha dimostrato
dimostrato che il trattamento con inotersen ha rallentato la progressione di malattia e stabilizzato la qualità di vita nei soggetti che assumevano il farmaco rispetto a quelli che, vedete, in placebo continuavano invece a peggiorare. Anche per questo studio esiste in questo momento un'ulteriore fase di osservazione, uno studio cosiddetto neuro-TTR-OLE, che sta appunto valutando gli effetti non soltanto dell'efficacia, ma anche della sicurezza, della tollerabilità di queste molecole assolutamente nuove, che in questo momento sono somministrate appunto a questi pazienti, che sono quindi esposti per un periodo ormai abbastanza lungo di trattamento. Quindi è importante anche conoscere gli aspetti a lungo termine di farmaci che sono del tutto nuovi. L'esperienza molto brevemente del centro di Messina: noi abbiamo dei pazienti che in realtà in questo momento assumono i vari trattamenti ad oggi a disposizione. Soltanto brevemente vi riporto un'esperienza condivisa con il gruppo di Roma del dottor Luigetti. Sono dei pazienti che hanno assunto adesso per diversi anni il trattamento appena da quando appunto disponibile con patisiran, che abbiamo valutato con scale neurologiche e scale di funzionalità, scale di qualità della vita. In realtà abbiamo scambiato delle esperienze comuni e anche pubblicato questi dati, perché essenzialmente anche nella nostra esperienza il trattamento a lungo termine si è mostrato non soltanto ben tollerato, ma anche mostrato la stabilizzazione di questi soggetti e in alcuni casi addirittura anche un miglioramento del quadro neurologico, indipendentemente dalla fase iniziale di malattia. Cioè anche in pazienti un po' più gravi abbiamo osservato un miglioramento del quadro neurologico dopo un certo periodo di trattamento. Queste sono delle linee guida, appena dei propositi, sono recentemente pubblicate. Vedete come nel caso di pazienti con coinvolgimento esclusivamente cardiaco e il tafamidis, la molecola al momento come disponibile come opzione terapeutica, nel caso invece delle forme appunto della wild type, per le forme conseguenti a mutazioni, ancora una volta tafamidis, nel caso di singolo coinvolgimento cardiaco, nel caso di coinvolgimento misto cuore-sistema nervoso, le opzioni possono prevedere il tafamidis e il patisiran. In caso di neuropatia esclusiva c'è anche l'opzione dell'inotersen, questo secondo lo schema fornito da questi autori in una recente pubblicazione, in una recente revisione della letteratura. E prima di concludere mostro questa diapositiva per dire come, focalizzando appunto la vostra attenzione essenzialmente sulla parte destra di questa slide, cioè per dimostrarvi come, oltre al trattamento stabilizzante delle molecole come il tafamidis di cui abbiamo parlato o ai farmaci nuovi, in realtà è in corso e probabilmente darà ulteriori brillanti risultati anche una nuova era del trattamento di questa patologia. Mi riferisco in particolare alla possibilità di distruggere con alcune molecole quelli che sono i depositi di amiloide che sono già presenti a livello dei tessuti, con alcune tecniche che vi espongo brevemente nelle prossime diapositive. Infatti anche questa è una slide che probabilmente può essere un po', molto carica, ma è secondo me molto entusiasmante. Anche questa tratta da questo recente lavoro emerso in letteratura, che fa vedere come ai diversi livelli della catena, che in sostanza poi determina la formazione di amiloide, siamo ormai in condizioni di avere molecole già disponibili o molecole che sono, vedete, oggetto di trial clinici o di studi comunque in preclinici, ma certamente oggetto di studio. E allora, nuove molecole sono quelle sia offerte da Ionis, Sobi, ora essenzialmente un
un oligonucleotide antisenso, una sorta di ulteriore evoluzione della inotersen, che ha un meccanismo d'azione più specifico sul bersaglio, quindi a livello epatico, probabilmente sarà associata a una ulteriore, a una migliore tollerabilità. In questo caso vi è uno studio, vedete, di fase 3 in corso, e per Alnylam il vutrisiran, quindi una ulteriore evoluzione del patisiran, che consente in questo caso una somministrazione sottocute ogni 3 mesi. Quindi sono studi di fase 3 che sono in corso e che anche questi sono abbastanza promettenti. Per quanto riguarda, vi dicevo, l'ultima opzione, ma non tale perché probabilmente sarà il futuro di questa patologia, alcune condizioni possono, alcune molecole avrebbero la capacità di distruggere, come vi dicevo, le fibrille già depositate. In particolare, per esempio, alcuni anticorpi monoclonali che vanno proprio a colpire delle componenti del deposito di amiloide, come la proteina SAP, oppure ancora degli epitopi, cioè dire delle parti della transtiretina alterate. Questi anticorpi appunto monoclonali sarebbero capaci di legarsi a queste parti dei depositi di amiloide, innescare un meccanismo di tipo simil infiammatorio con attivazione del complemento e anche dei macrofagi, che a questo punto sarebbero appunto capaci di distruggere, degradare le fibrille presenti in questi depositi. Quindi sicuramente anche meccanismi d'azione nuovi e abbastanza interessanti. E l'ultima slide, come diceva la professoressa Mandic, sicuramente è importante che la presa in cura, anche a me è piaciuto molto il suo termine, sia globale, quindi multidisciplinare, proprio perché è una patologia sistemica e questo necessita davvero un importante e notevole impegno da parte di ciascun medico che si prende cura del paziente con amiloidosi, proprio perché è necessario che si confronti con vari specialisti e possa fornire, come vedete, fare gol in questa patologia che altrimenti purtroppo ha un decorso non favorevole per il paziente. Io vi ringrazio per l'attenzione e attendo le domande se presenti. Grazie ancora e un saluto a tutti. Grazie professoressa per il suo intervento, molto chiaro. Ora abbiamo concluso con gli interventi dei nostri esperti, che ringrazio quindi tanto per il loro straordinario contributo. E mentre loro ci facevano conoscere meglio questa patologia, voi che ci state seguendo avete inviato via chat alcune domande. Abbiamo circa mezz'ora, 40 minuti di tempo, siamo un po' in ritardo, quindi se andremo veloci, per quanto possibile, riusciremo a dare una risposta a tutti. Ma se così non fosse, ne terremo comunque conto per i prossimi approfondimenti sulla patologia, che pubblicheremo sul nostro portale www.osservatoriomalattierare.it. E ora vado a leggere la prima domanda. Si parla di test genetico, quindi ecco, vedo già la professoressa Mandi pronta a rispondere. Allora, sono risultato positivo al test genetico, ma non ho sintomi. Che probabilità ho di sviluppare la malattia? Allora, bellissima domanda. La risposta più breve, la probabilità di sviluppare la malattia dipende la mutazione per la quale ha fatto il test genetico è una mutazione a penetranza completa, che vuol dire che alcune mutazioni della transtiretina causano sicuramente la malattia, e quindi la persona, se supera, diciamo, l'età prevista, svilupperà la malattia, mentre ci sono alcune mutazioni, ad esempio alcune del sud Italia, su cui Anna sicuramente sa più di me, che potrebbero non determinare l'esordio della malattia, quindi si può essere portatore di una mutazione ma non sviluppare la malattia. Ovviamente il centro che fa questo tipo di test deve anche fornirvi questo tipo di informazione. Benissimo, grazie. E anche un'età presunta di esordio di malattia, che è il famoso PADO, quello che in qualche modo ci permette di dire quanto tempo prima una persona deve essere seguita. Quindi persona giovane, trentenne, che fa il test, non possiamo vederla
medicalizzarla 30 anni prima dell'esordio della malattia, se però è una mutazione che è un'età di esordio media sui 60 anni, verrà seguita 10 anni prima dell'esordio probabile della malattia. Perfetto, perfetto. Passiamo alla seconda domanda, che parlando di farmaci chiederei alla professoressa Mazzeo di rispondere. Dice, avete parlato di diversi farmaci, in base a quali fattori si decide, forse la professoressa non mi ha sentito? Sì, la sto ascoltando. Ok, sì. Ripeto la domanda, allora, avete parlato di diversi farmaci, in base a quali fattori si decide di somministrarne uno piuttosto che un altro? Sicuramente adesso che vi è la possibilità di avere più opzioni terapeutiche, ma al tempo stesso, adesso che è proprio cresciuta anche l'evidenza diciamo della letteratura, quindi sulla efficacia e sulla tollerabilità di tutte queste molecole, certamente è delle cose della quale certamente dobbiamo tenere conto. È importante sottolineare come le molecole di cui parlavo, le molecole innovative, quindi il patisiran, l'inotersen, certamente trovano un'applicazione importante in pazienti con non soltanto neuropatia, ma coinvolgimento anche cardiaco per quanto riguarda soprattutto il patisiran. Nel caso ovviamente del tafamidis, la versione 61 mg ha certamente dei dati a supporto molto favorevoli, soprattutto per i casi in cui c'è un fenotipo cardiaco. Se il fenotipo è prevalentemente neuropatico, e tafamidis alla dosaggio di 20 mg attualmente non ha dimostrato una copertura completa. Quindi chiaramente bisogna tener conto del fatto che si conosce qualcosa in più sul 61 mg, si conosce sicuramente la buona tollerabilità e la maggiore efficacia, almeno in alcuni casi, dei farmaci innovativi. Quindi è importante il tipo di farmaco, ma anche importante pensare al tipo di soggetto, al fenotipo, alla provenienza geografica, al tipo di mutazione. Di fronte a un paziente con una mutazione che noi sappiamo avere un decorso particolarmente aggressivo, è probabilmente più utile approcciarsi con dei farmaci che hanno un meccanismo un po' più energico, anche alla luce, come dicevo, di quanto ormai gli studi hanno dimostrato. Benissimo, benissimo, grazie. Allora, andiamo avanti con la prossima domanda. Ho 67 anni e mi è stata diagnosticata la amiloidosi wild type. Come faccio a capire se sto svolgendo un'attività fisica adeguata o eccessiva? Dottoressa Obici, vuole rispondere lei? È una buona domanda. In realtà posso dare una risposta un po' generica, nel senso che nessuno deve poi prendere la mia risposta come necessariamente pertinente ad una situazione personale, perché in realtà è la valutazione del cardiologo che poi consente al cardiologo di concordare con la persona interessata il tipo di attività fisica migliore. In generale, ovviamente, nella amiloidosi da transtiretina, soprattutto se sono in corso terapie come diuretici o beta bloccanti, la capacità di compenso dello sforzo fisico può essere un po' ridotta, quindi è necessario limitare l'attività a sforzi che non diano dei sintomi dopo l'attività stessa, quindi bisogna stare attenti all'ipotensione, bisogna stare attenti alla mancanza di fiato e sicuramente ad un dolore toracico. In generale, poi dipende dalle caratteristiche cardiologiche specifiche del caso, un po' di attività fisica è utile, cioè è importante mantenere un adeguato movimento, però stando sempre un po' lontani dalla soglia di tolleranza, quindi piuttosto prudenti, è meglio un esercizio prolungato in piano piuttosto che uno sforzo breve anaerobico che possa generare, diciamo così, un sovraccarico cardiaco difficilmente compensato e anche pesante per il cuore, che tollera male le condizioni di ipossia, quindi è importante evitare sforzi che costringano l'organismo a funzionare in condizioni di anaerobiosi. Chiarissimo, chiarissimo, grazie. La prossima domanda,
probabilmente avete già risposto nel corso dei vostri interventi. Comunque, chiedono: bisogna iniziare la terapia solo quando si presentano i sintomi oppure appena si scopre di avere la malattia? Professoressa Mazzeo, vuol rispondere lei? Sì, ma al momento attuale ovviamente non è possibile, secondo le indicazioni, anche la prescrizione AIFA, trattare in assenza di sintomi, quindi non basta avere, per intenderci, l'esame genetico positivo per iniziare una terapia. Questo al momento attuale purtroppo è così. In realtà, come dicevo, è molto importante trattare precocemente il paziente. Quindi anche la comparsa di segni o sintomi in fase molto iniziale va cercata con estrema attenzione. Per cui, ripeto ancora quello che la professoressa Mantic ha detto: il paziente, il soggetto presintomatico che fa il test genetico, deve essere attentamente, non ospedalizzato ovviamente, se non quando comunque osservato nel famoso periodo cosiddetto PADO, cioè alcuni circa 10 anni prima da quella che si immagina essere la presumibile insorgenza dei segni e sintomi di malattia, tenendo conto ancora una volta del tipo di mutazione, del decorso di malattia anche nei familiari. E questo presuppone ancora una volta la presa in cura o in carico appunto del paziente in maniera corretta. Non ultimo, oltre che con osservazione clinica, indagini strumentali, tra virgolette, educando in qualche modo a quali possono essere i possibili sintomi indicativi di patologia piuttosto che sintomi aspecifici, quantomeno per rassicurare questi soggetti, perché chiaramente con un test positivo in una fase del tutto asintomatica alcuni soggetti possono anche andare in tensione, manifestare una sintomatologia che non c'entra nulla con l'amiloidosi, quindi eventualmente anche educare il paziente o far meglio capire quali possono essere i sintomi importanti da riferire al medico, può essere un altro aspetto importante. Benissimo. Allora, la prossima domanda, il tema della prossima domanda è ancora il test genetico, quindi professoressa Mandic. Ci scrivono: buonasera, io sono affetto da amiloidosi, ho 3 figli, 2 maschi e una femmina. Dovrebbero sottoporsi tutti al test genetico? Solo loro o anche i loro bambini, quindi i nipoti? Grazie per la domanda perché tocca un altro argomento a cui siamo tutte affezionate, cioè la libera scelta. Quindi in realtà in un test presintomatico, in una situazione appunto di non malattia, è il singolo individuo che sceglie se effettuare o meno il test presintomatico. Il che vuol dire che all'interno di una famiglia può anche succedere che ci siano delle persone che non vogliono fare il test. Ovviamente tutto questo è un pochino stato modificato dall'avvio delle terapie, perché la paura più grande nel fare test presintomatici era proprio il non sapere poi come affrontare questa notizia, perché non avevamo nulla da dare in cambio come terapia. Questo sicuramente c'è stata una rivoluzione, l'ha dimostrato chiaramente la professoressa Mazzeo con la bellissima lezione che ci ha fatto sulle terapie. Detto questo, i figli può avere ovviamente un senso e sono liberi di decidere. I bambini, per la legge italiana, non possono essere sottoposti a test genetico in quanto a rischio di una patologia esordio tardivo. Quindi non è possibile fare il test ai bambini. D'altra parte, lasciamoli forse crescere tranquilli e facciamo i genitori. Il primo passaggio sono i genitori, sicuramente. Benissimo, grazie. Allora, prossima domanda. Ecco, parliamo di un sintomo di cui abbiamo parlato spesso, il tunnel carpale. Dunque, ci scrivono: circa 10 anni fa sono stato operato di tunnel carpale. È opportuno che faccia il test genetico per l'amiloidosi? Dottoressa Obici, cosa gli rispondiamo? No, non la sento, deve riattivare il microfono. Scusate.
Siamo. No, grazie per la domanda. Dunque, in prima istanza direi di no, nel senso che il tunnel carpale è una manifestazione clinica anche molto comune. È vero che una sindrome del tunnel carpale bilaterale in un soggetto di sesso maschile che non svolga un'attività che lo possa esporre a un rischio professionale può essere un campanello d'allarme importante per una amiloidosi sistemica, sia ereditaria che non ereditaria. E anzi, forse penserei più alle forme non ereditarie che a quelle ereditarie. Diciamo questo, se una persona ha una familiarità importante per una sindrome del tunnel carpale bilaterale, quindi diversi membri della famiglia della stessa età sono stati operati di tunnel carpale bilaterale, forse sì, in quel caso lo farei. Non lo farei se è un membro isolato della famiglia ed è stato operato soltanto da, per esempio, da un lato, perché diventa una condizione veramente molto comune. In più, penso, più che il test genetico, eventualmente in persone anche senza una storia familiare, che sono soprattutto maschi oltre i 60 anni, che sono operati il tunnel carpale bilaterale, potrebbe avere senso fare una scintigrafia con i traccianti ossei, perché sappiamo che i depositi di transtirettina possono dare questo tipo di captazione e in questo caso rappresenterebbe sì un metodo di screening utile per identificare un eventuale interessamento cardiaco in modo precoce. Ci sono diversi studi in corso per cercare di capire quale sia l'effettiva prevalenza in una popolazione selezionata sulla base del tunnel carpale. Certamente noi abbiamo delle aree cosiddette endemiche nella nostra penisola per l'amiloidosi da transtirettina, penso ad alcune province siciliane, penso per esempio all'Appennino tosco-emiliano, ecco, una persona che magari viene da quella zona ha magari un motivo in più per considerare questo percorso. Benissimo, grazie dottoressa. Andiamo avanti con la prossima domanda. E parliamo nuovamente di terapia, quindi professoressa Mazzeo. Allora, le leggo la domanda. Qual è la procedura per iniziare ad assumere la terapia per l'amiloidosi? Quale specialista deve prescriverla? Deve riattivare il microfono? Sì. Ecco, non riuscivo a vedere l'icona, scusate. Prego. Ma l'inizio della terapia in genere presuppone che il paziente sia stato valutato presso un centro di riferimento, comunque da un specialista, neurologo, cardiologo, internista che sia, che chiaramente esperto di amiloidosi, decida innanzitutto in base al paziente qual è il farmaco più adatto a quel momento, a quella mutazione, come dicevamo, avendo ora più opzioni terapeutiche. Come l'altra volta discutevo in realtà con Laura, è probabile che questo percorso risenta di alcune differenze che ci sono già, e vi dirò perché, da una regione all'altra, e probabilmente ce ne saranno ancora nei prossimi mesi. Al momento attuale, chiaramente, la prescrizione di questi farmaci, come dicevo, è nel centro di riferimento o ad opera dello specialista che se ne occupa. In particolare, al momento attuale, per il tafamidis 61 mg, il cardiologo prescrive questo tipo di trattamento, peraltro non possibile in questo momento con un meccanismo di uso compassionevole. La dottoressa Obici ha poi parlato di quello che è la possibilità di supporto, di assistenza sia per inotersen che patisiran, che fortunatamente in questo momento, essendo carente il sistema sanitario, sta supplendo la casa che produce queste molecole e che però vede, come dicevo, una difficoltà che già emerge da regione a regione. Nel senso che pur, mi riferisco alla regione Sicilia, avendosi identificati due o tre centri prescrittori, questa possibilità di home therapy, che per sicuramente in Otersen è in corso perché anche la somministrazione per via sottocutanea in qualche modo ha reso la cosa già fattibile da tempo,
è un po' più problematica per quanto riguarda il patisiran, nel senso che al momento si sono create delle differenze all'interno della stessa regione, cioè dire in una città si è iniziato a dare questa opportunità di home therapy, che nel caso di Messina è in questo momento un po' più difficile, proprio perché mi sono dovuta confrontare con la regione che mi ha dato un parere negativo, pur essendo, ripeto, in questo momento fornita questa opportunità in un altro centro, la regione mi ha dato un parere negativo e l'azienda con la quale in questo momento mi sto interfacciando sta in qualche modo valutando questa opportunità. Quindi è un'anomalia che in questo momento si riscontra, quantomeno all'interno della mia regione, e che spero sia superata. Ho sentito appunto dalla dottoressa Obici che recentemente, fortunatamente, nel loro caso, la regione ha consentito questa opportunità, cosa che auspico anche io fortemente per i pazienti. Benissimo, grazie. La prossima domanda è per la dottoressa Obici. Dice, sono malato di amiloidosi. Oltre alle terapie, dovrei seguire un'alimentazione o uno stile di vita particolare? Anche la fisioterapia può essere utile? Devo aprire il microfono. È un'ottima domanda questa. Sicuramente la fisioterapia è molto utile. Anche su questo devo dire che ci sono centri che hanno una collaborazione già stabilita con un fisioterapista, altri noi non siamo ancora attrezzati da questo punto di vista, per esempio, ed è un limite, invece si appoggiano, diciamo, agli specialisti più territoriali, quindi ai fisiatri più vicini al domicilio del paziente, che impostano dei programmi di riabilitazione. Però sì, è sicuramente uno strumento molto importante che va certamente accompagnato al trattamento. Devo dire che questi mesi di pandemia sono costati tanto a chi ha disturbi di deambulazione, ovviamente, perché l'essere costretti in casa o non poter fare determinati tipi di attività fisiche che richiedevano la palestra piuttosto che la piscina, piuttosto che altri tipi di accessi, io credo abbia pesato, cioè oggettivamente ho notato nelle valutazioni alcune persone che hanno in qualche modo avuto un costo da questo tipo di immobilità forzata, ecco. E quindi assolutamente importante. E dal punto di vista nutrizionale, beh, a parte le situazioni in cui c'è un malassorbimento e un calo ponderale legato proprio al tessuto interessato dalla malattia, in cui è necessario un supporto specialistico per integrare l'alimentazione adeguatamente, in generale non ci sono raccomandazioni alimentari particolari, se non in quei pazienti che hanno o per un problema renale o per un problema cardiaco una necessità di stare attenti alla quantità di sale e di acqua che vengono introdotti nella giornata. Quindi in questi casi sì, ci sono degli adattamenti alla dieta che sono finalizzati a questo. In alcune nefropatie si considera utile modulare l'apporto proteico, anche se i nefrologi non sono tutti concordi su questo, però diciamo che a parte situazioni eccezionali non ci sono particolari vincoli. E sulle abitudini di vita, anche in questo non mi sento di dare delle raccomandazioni o dei limiti specifici, ovviamente sempre mantenere un'attività fisica purché proporzionata a quello che si diceva prima, le proprie abilità, e evitando ovviamente situazioni di pericolo, dall'instabilità al rischio di ipotensione, per esempio nella stagione estiva per alcune persone un'esposizione al sole chiaramente può essere rischiosa, ma diciamo che siamo nei limiti del buon senso. Benissimo, benissimo, grazie. Nella prossima domanda torniamo al tema della genetica. Ci scrivono: io e mia moglie vorremmo avere un bambino, però a mio padre 2 anni fa è stata diagnosticata l'amiloidosi. Crede che dovrei fare il test genetico anche se non ho sintomi? Anche questa bella domanda mi riporta di nuovo a una cosa che mi sono dimenticata di dire. In realtà
il percorso del test presintomatico, perché di nuovo in questo caso si tratta di una persona sana che ha saputo di avere un rischio per una malattia ereditaria, che può aver ereditato e che può eventualmente passare a suo figlio, e quindi è un desiderio comune delle coppie tanto avere le informazioni in questo senso e capire che cosa si può fare. Sta un po' la sensibilità che deve esserci da parte dell'equipe, riuscire a capire qual è veramente il desiderio della persona che abbiamo di fronte, un po' i tre fratelli di cui parlavamo prima, cioè ci sono alcune persone che vogliono affrontarle, persone che invece desiderano fermarsi. In questo caso il desiderio di una paternità, una maternità, è una spinta importante che porta la persona a domandarsi che cosa può fare. In realtà, ripeto, probabilmente siamo in una situazione fortunata perché abbiamo le terapie, perché in una situazione simile di rischio familiare in cui la persona potrebbe non avere il coraggio di affrontare questo rischio per se stesso, può comunque scegliere, per ormai l'attuale legislazione italiana, quella di avere un figlio sano, senza la malattia, attraverso un percorso che è complesso ma che si può assolutamente fare. Quindi per questa coppia ci sono due prospettive: o affrontare il test presintomatico per la persona a rischio, che a quel punto sa se si ammalerà o meno, quindi sa la mutazione che ha il genitore affetto o meno, e ovviamente se non ce l'ha il figlio sarà inevitabilmente sano, perché non è una malattia che salta la generazione, quindi se non esiste la mutazione, la malattia non può essere passata alla generazione successiva. Se invece la persona a rischio risulterà portatore di questa patologia, si aprono due possibili, anzi tre percorsi, come dice sempre la psicologa con cui lavoravo. Fare nulla, perché è una malattia esordio tardivo che consente, con le nuove terapie, come dire, una vita che potrebbe essere assolutamente normale, quindi non scegliere di non sapere prima se il figlio sarà o meno malato, effettuare una diagnosi prenatale, quindi invece sceglierlo in un percorso che è durante il corso della gravidanza, che però in qualche modo necessita di un'interruzione qualora la coppia poi decida di non proseguire questa gravidanza, oppure un percorso di test presintomatico che fino a poco tempo fa non era consentito in Italia, era soprattutto, ripeto, per noi che ci occupiamo di queste patologie era diventato veramente un problema, perché moltissime coppie desiderano affrontare la roulette russa del faccio una gravidanza, vedo il test prenatale, interrompo, ne faccio un'altra, vado avanti così, ma volevano e vogliono avere una certezza di non passare la malattia, ma con un percorso psicologicamente più tranquillo. Adesso è possibile, si può fare, noi in questo momento siamo veramente sommersi, abbiamo una quindicina di coppie in percorso per test presintomatico e PGT, e quindi è una bella prospettiva. Ripeto, però esiste anche la prospettiva di non fare nulla, cioè ci sono molte coppie che poi alla fine decidono di non affrontare la diagnosi prenatale, perché decidono che comunque la malattia non è così grave da determinare una scelta di questo tipo. Dipende sempre dall'esperienza della famiglia, qual è stato il tipo di malattia, il tipo di, ad esempio, la velocità con cui si è arrivata alla diagnosi. Purtroppo la amiloidosi è ancora una malattia per cui spesso ci sono tempi lunghi per arrivare alla diagnosi e tante volte ci si arriva troppo tardi, quindi in quel caso magari l'esperienza della famiglia è un'esperienza tragica e inevitabilmente chi vuol fare il genitore non vuole sottoporre alla stessa esperienza a un proprio figlio, quindi è normale garantire anche questa scelta. La cosa importante è che la coppia, e ci tengo a dire, è la coppia che deve scegliere e deve essere d'accordo su questo, quindi deve essere un percorso che deve essere offerto a tutti e due. Il figlio non è della mamma o del papà, è di tutti e due, quindi deve essere la coppia a scegliere. Posso chiedere una cosa su questo? Sì, faccio una domanda. No, hai 15 coppie per la transtiretina? No, miste. No, solo per capire anche la persona. Magari sarebbe un po'. Però, diciamo, di tantissime malattie diverse, ormai è una scelta che fanno spesso, e visto che si può fare nel pubblico, non costa più i 10-20 mila euro che costava prima nel privato, che quindi inevitabilmente non era etica, perché le coppie se lo potevano permettere lo facevano e le altre no. Quindi noi stiamo cercando di creare un percorso virtuoso in questo senso, appoggiando
a centri pubblici che ci sono e funziona molto bene. Benissimo. Allora, adesso andiamo a parlare di un altro sintomo di cui raramente si parla, ovvero i problemi alla vista. 3 anni fa mi è stata diagnosticata la amiloidosi, ma nell'ultimo anno la mia vista è peggiorata notevolmente. Ho 76 anni, c'è qualcosa che potrei fare per fermare o almeno limitare questo sintomo? Dottoressa Obici, risponde lei? Sì, rispondo io. Beh, dunque, intanto, in realtà ci sono alcune forme di amiloidosi che si associano a un interessamento dell'occhio. Non sono né l'amiloidosi da catene leggere né l'amiloidosi da transtiretina wild type, per cui un paziente con un tipo di amiloidosi così, con disturbi di vista, probabilmente ha un problema non correlato e sarà poi l'oculista a impostare un percorso diagnostico se eventualmente c'è il sospetto che ci sia una malattia sistemica sottostante. E nelle forme ereditarie ci sono alcune persone che hanno disturbi del visus, cioè un calo di vista, che è dovuto di solito all'esordio a disturbi a carico del vitreo, cioè si accumula nel vitreo, che è una delle strutture trasparenti dell'occhio, l'amiloide della transtiretina, e dà luogo in principio a delle macchie nere che si muovono nel campo visivo. Questi sono aspetti che ovviamente l'oculista riconosce, per i quali in generale si raccomanda che chi ha questo tipo di patologia faccia comunque anche delle valutazioni oculistiche periodiche, perché oltre a questi disturbi più sintomatici ce ne sono anche altri, dalla secchezza oculare per esempio all'ipertensione endoculare, che possono decorrere inizialmente in forma sintomatica e possono in realtà meritare un trattamento. Comunque, diciamo, chi ha questo tipo di amiloidosi merita una valutazione periodica e sono trattabili per esempio i depositi vitrali di amiloide con interventi di vitrectomia, quindi sicuramente sì. Poi ci sono delle forme rarissime di amiloidosi, non credo adesso potermi dilungare tanto su queste, in cui ci sono alterazioni a livello della cornea che possono dare problemi di visione importanti, anche questi sono gestiti, diciamo, essenzialmente dall'oculista. Non so se ho risposto. Assolutamente, grazie. Allora, torniamo sul tema della genetica, professoressa Mandic. Allora, ci scrivono: buon pomeriggio, sono la figlia di un paziente a cui è stata diagnosticata la amiloidosi. Ho seguito mio padre per anni. Questa malattia lo ha progressivamente reso invalido, colpendo vari organi. Per 5 anni la sua vita è stata un calvario. Il medico di base ha potuto osservare che il suo cuore ha resistito oltre ogni aspettativa, prima della malattia era uno sportivo. Essendo l'amiloidosi anche ereditaria, vorrei intraprendere un percorso di accertamenti ad occhio per un'eventuale diagnosi. Abito a Torino, ho 62 anni e mi rivolgo a voi per avere delle informazioni preziose relative all'iter da seguire. Vi ringrazio. Diciamo che rientriamo nell'argomento di prima e nel vissuto familiare. Questa donna evidentemente ha un vissuto familiare importante, perché racconta lo strazio di questa malattia del papà, quindi effettivamente sicuramente è qualcosa che ha inciso sulla sua vita. Quindi in questo caso, come negli altri casi, la invito, ci sono centri, in Piemonte ci sono delle persone che si occupano di questo, si occupano di test presintomatico e sono soprattutto in grado anche poi di fornire il necessario e importantissimo inquadramento clinico, perché una persona di questa età chiaramente, oltre a fare il test presintomatico, deve immediatamente, secondo me, anche fare una valutazione cardiologica e di tipo neurologico, perché magari non ha ereditato la malattia, quindi sta assolutamente bene, ma è importante, come hanno fatto hanno ben rimarcato la professoressa Mazzeo e Laura, la terapia tempestiva, quindi che il centro che effettua il test presintomatico accerti anche l'eventuale stato di salute o di necessità immediata di una terapia. Quindi le consiglierai, in Piemonte ci sono dei centri, eventualmente poi privatamente possiamo dare anche i riferimenti di queste persone che sono molto bravi, quindi sono più vicina a lei. Poi, tutti noi siamo disponibili, ci siamo, ma forse se riusciamo ad indirizzare le persone nel territorio in un posto più vicino, riescono poi anche a seguire il follow up, a essere più seguite in maniera più costante.
Benissimo, allora le leggo anche un'altra domanda che ci è arrivata proprio durante la sua presentazione, se non sbaglio. Chiede, il test preimpianto è a regime privato oppure è previsto dal Sistema Sanitario Nazionale in tutte le regioni? Allora, la risposta corretta sarebbe che in realtà la legge italiana consente di farlo, ma non è entrato ancora nei LEA. Quindi abbiamo effettivamente proprio la parte del test, quindi l'analisi dell'embrione, anche se, cioè, scusate, faccio un passo indietro, per arrivare a fare una diagnosi preimpianto, bisogna necessariamente intraprendere un percorso di procreazione medicalmente assistita, ovvero è necessario arrivare alla formazione dell'embrione in vitro, come si dice, all'esterno, perché non possiamo fare un'analisi di un embrione se questo embrione non è disponibile. Per cui l'analisi, la procreazione medicalmente assistita, che è il percorso che seguono normalmente le coppie, infertili, permette di mettere in contatto gli ovociti e gli spermatozoi, ottenere degli embrioni o meglio delle blastocisti, che sono una fase dell'embrione circa tra le 5 e le 7 giorni di vita, nei quali si può fare un prelievo di cellule che in realtà per fortuna appartengono a una parte dell'embrione che poi non serve allo sviluppo del bambino e che quindi non determina danno all'embrione. La parte di procreazione medicalmente assistita, quindi arrivare alla produzione delle blastocisti, in realtà è completamente a carico nei centri pubblici del Sistema Sanitario Nazionale. L'unica cosa che in qualche centro, in qualche regione viene fatto pagare è il ticket per i farmaci che servono alla stimolazione alla donna, quindi i farmaci che servono alla stimolazione per la produzione degli ovociti. Ticket che si aggira nelle regioni tra i 200 e i 400, 500 euro, quindi una cifra che comunque è affrontabile. Il test vero e proprio, il test genetico vero e proprio che viene poi effettuato a seconda dei centri può essere offerto dal centro stesso, quindi se è un centro che lo fa routinariamente, ad esempio faccio, perché lo conosco bene, l'esempio della Mangiagalli a Milano, fa l'analisi per la fibrosi cistica, quindi il test genetico per la fibrosi cistica preimpianto non viene pagato, cioè viene pagato dalla regione, quindi lo fa il centro e non viene. Non deve pagarlo la coppia. Altri test genetici che non vengono fatti direttamente dal centro, ma che vengono dati a un secondo centro per analisi, perché non possiamo pensare che tutti i centri facciano tutti i tipi di analisi. D'altra parte, un centro che offre questo tipo di attività deve essere pronto a rispondere a tutte le richieste di tutte le malattie per le quali al momento è possibile fare diagnosi preimpianto, può ancora avere un costo che si aggira circa sui 1.000 euro a gruppo di embrioni che viene analizzato, tra i 1.000 e i 1.500, il che di solito fa fare al centro una raccolta di ovociti e di fertilizzazione tale che permetta di avere un certo numero di embrioni per fare questo studio una volta sola e garantire comunque alla coppia di avere almeno qualche possibilità di avere un embrione sano. Non so se mi sono spiegata, è un argomento un po' complesso, però diciamo. Assolutamente, grazie. Allora, siamo un po' in ritardo, però abbiamo ancora tre domande. Se possiamo approfittare ulteriormente della vostra disponibilità, proseguiamo con le Prego. domande. Allora, ci chiedono, può l'amiloidosi comparire con problematiche gastrointestinali, con perdita di peso, senza un evidente motivo? Rispondo io, sì, è un possibile segno, sì, lo consideriamo uno dei cosiddetti campanelli d'allarme o bandierine rosse, insomma i red flag, sì, perché effettivamente non è specifico, quindi chiaramente in prima istanza magari non si pensa a questo tipo di patologia se compare, però nella storia personale spesso ricostruiamo che c'è stata una perdita di peso anche significativa in una fase precoce, che poi necessariamente non si mantiene nel tempo, il peso può anche stabilizzarsi. Meccanismi sottostanti in realtà non li conosciamo bene, comunque è un segno. Ecco, procedo anche con un'altra domanda che però più o meno è sullo stesso tema e dice, può chiedere se ci sono delle novità sui problemi gastrointestinali e cibi consigliati? Beh, comincio a rispondere io, poi non so, Anna, aggiungi tu anche se hai commenti.
Allora, dal punto di vista nutrizionale, di alimentazione, è sempre molto difficile, perché per qualcuno a volte si osserva anche una associazione con particolari alimenti, e poi spesso a volte nell'iter diagnostico può capitare che ci sia qualcuno che tenta una dieta senza glutine, una dieta priva di lattosio, nell'ipotesi che sia anche associato un problema di questo tipo. In generale non posso dire che ci sia una relazione specifica con alcun alimento, per cui tendiamo a sconsigliare delle eliminazioni drastiche di alcuni cibi rispetto ad altri. Spesso il meccanismo sottostante è anche un riflesso gastrocolico, cioè una dilatazione importante dello stomaco al pasto che scatena poi la necessità di andare in bagno. Quindi a volte si consiglia di più di avere tanti pasti piccoli, ma vari, piuttosto che sacrificare alcuni elementi, a meno che uno non abbia chiaramente un'evidenza. Siccome alla base c'è un'alterata motilità, è meglio in realtà evitare cibi troppo ricchi di fibre, quindi questo non è necessariamente un vantaggio in queste persone, perché c'è anche un rallentato svuotamento gastrico, spesso associato a un disturbo di motilità intestinale. Invece per quanto riguarda i farmaci, purtroppo stiamo solo su terapie sintomatiche, non sempre molto efficaci. Nella mia esperienza è la loperamide, il farmaco che aiuta meglio a gestire la frequenza delle scariche, può essere preso con una certa tranquillità, anche più volte al giorno, talvolta anche preventivamente può essere utile. Ci sono esperienze modeste, anche riportate in letteratura, con octreotide, che è un farmaco sottocutaneo che altera la vascolarità, la vascolarizzazione gastrointestinale, può migliorare il sintomo, però è un farmaco che può dare ipoglicemia, può dare anche disturbi ipotensivi, quindi lo stiamo utilizzando molto, molto poco. Chiudo dicendo che a volte, siccome si può sovrapporre una contaminazione batterica del tenue a questa alterazione della motilità e alla diarrea indotta dal meccanismo, diciamo, più neurologico, chi vive decontaminazione intestinale alternando un antibiotico come la rifaximina a fermenti lattici può aiutare a equilibrare la flora intestinale, quindi migliorare l'aspetto funzionale che è talvolta osservato in questi contesti. Benissimo, benissimo. Allora, abbiamo un'ultimissima domanda che riguarda la professoressa Mazzeo per questioni di tipo geografico, perché ci chiede, sono costretto ogni 21 giorni ad andare presso il Policlinico di Messina per l'infusione del farmaco, con grossi problemi per raggiungere il centro, non essendo autosufficiente e con grossi problemi di deambulazione. Che prospettive abbiamo di avere il farmaco a casa? Sì, che prospettiva abbiamo di avere il farmaco a casa, chiedono. Sì, allora, no, come dicevo, in realtà poc'anzi, questa è una situazione un po' anomala che si è creata, e chiaramente molto spiacevole per il paziente, ma anche per noi medici, proprio all'interno della regione Sicilia, nel senso che ci riferiamo alla somministrazione del Patisiran che si fa endovena a casa. Quindi, come ho detto, tra l'altro ripeto poco fa, è una cosa che ho trovato veramente un po' insolita, perché un centro ha attivato la possibilità di somministrazione a casa del Patisiran, cosa che chiaramente anche io avevo accolto in maniera favorevole, però purtroppo dovendo comunque informare l'azienda e sentire anche il parere della regione, paradossalmente mi sono ritrovata in una situazione piuttosto antipatica, in quanto la regione mi ha ufficialmente comunicato la non disponibilità, chiaramente, o meglio la non, cioè dire, mi ha espresso il parere negativo a questo, perché stiamo parlando di un farmaco ospedaliero in fascia H, credo che anche tu Laura possa confermare al momento questa cosa, quindi è veramente una situazione paradossale e spiacevole, e su questo mi sono chiaramente confrontata, anche ho avuto modo di confrontarmi con il dottore Vaccari.
È una cosa veramente antipatica, perché mi è stato detto dalla regione che non avevo la possibilità, se non sotto la mia personale responsabilità, di procedere in questo senso. Cioè, nonostante mi sono interfacciata anche con l'azienda, con la quale ho iniziato un dialogo intanto di informazione alla cosa, perché questo sistema di supporto al farmaco è diciamo ineccepibile, è pur vero che si tratta di un farmaco che ha delle procedure in qualche modo di allestimento, di sorveglianza anche dal punto di vista di temperatura eccetera, sulle quali, ripeto, sebbene sottolineo la ineccepibilità del sistema, bisogna comunque stare attenti. Per cui nei confronti del paziente mi sento di dire che non è stata chiaramente una nostra malvolontà a consentire la possibilità di accedere al sistema, ma una sorta in questo momento di diniego della regione, della farmacia, che ha chiaramente manifestato anche una sorta di problemi su tutto questo percorso, cioè dire dall'allestimento alla consegna del farmaco, alla gestione dopo farmaco, che ripeto è ben controllata, sembrerebbe, da questo sistema offerto dalla ditta, ma al momento chiaramente è bene che si sottolinei che anche il paziente sappia che non dipende chiaramente dalla mia voglia di volerlo comunque costringere a venire a Messina, tutt'altro, ma proprio dalla difficoltà logistica e soprattutto istituzionale in cui mi sono trovata, perché la regione mi ha ufficialmente detto che non è d'accordo a questo tipo di procedura e che andava istituito un tavolo tecnico in Sicilia per regolamentare il problema della gestione di questi farmaci nell'ambito delle malattie rare. Quindi, ciò premesso, capisco la difficoltà del paziente, che appoggio pienamente, e come dicevo ieri, ripeto, in altro contesto, probabilmente a giorni risentirò l'azienda, ma se tutto questo continua ad allungare i tempi, troveremo comunque la modalità per far sì che comunque il paziente possa accedere alla home care in altro, dopo presa, diciamo, in carico presso altro centro. Perché, ripeto, in questo momento c'è veramente una anomalia fastidiosa, in quanto un altro centro si sta comportando in maniera quantomeno diversa. Per cui a questo punto, volendo io essere particolarmente precisa e come dire, aderente alle regole, mi sento di agire comunque secondo correttezza e legalità. Ma al tempo stesso, per venire incontro alle esigenze del paziente, vedremo la modalità eventualmente perché lo stesso sia preso in carico presso il centro, che in questo momento, ripeto, diciamo in qualche modo sta agendo in maniera diversa da quella che sembrerebbe essere la procedura da seguire. Spero di aver risposto. Prego, sì, Laura, assolutamente sono... No, che credo che comunque l'azienda stia anche mettendo in pista un programma di supporto nel trasporto dal domicilio al centro, che può essere un'utile alternativa per le persone che hanno oggettive difficoltà ad avere un accompagnamento regolare ogni 3 settimane. Quindi questo potrebbe essere in futuro un supporto intermedio tra la possibilità della terapia domiciliare e quella e quella ospedaliera. L'ultimo commento è che ci abbiamo messo anche noi un sacco di tempo, questo lo dico proprio in continuità a quello che stai dicendo tu, perché non esiste né una grande così, diciamo, esperienza o una grande elaborazione su questo da parte di nessuna regione, e sia perché, vabbè, ovviamente al di fuori del contesto della pandemia le obiezioni più o meno erano sostanzialmente le stesse, e ribadisco anche in parte condivisibili. Questi dovrebbero essere servizi indipendenti da un provider commerciale, dovrebbero essere servizi garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale. Noi abbiamo però discusso anche il fatto che
noi stessi eravamo in difficoltà a garantire la continuità di terapie, perché nel momento in cui tu vai in reparto o Covid non riesci a fare le somministrazioni, quindi c'era anche un problema di rischio di continuità terapeutica. E l'altro aspetto che ci ha un po' aiutati è che in scheda tecnica è prevista anche la terapia domiciliare, e quindi anche sull'obiezione ospedaliera, che è comprensibile perché l'hanno fatta inizialmente anche i nostri farmacisti, però alla fine la scheda tecnica ci ha un pochino supportato. Però ci vuole molta pazienza, perché effettivamente sono discorsi nuovi e non è stato semplice. Alla fine la direzione ha riconosciuto il vantaggio globale e quindi ha autorizzato. Io, se poi può esserti utile, Anna, ti posso girare i documenti che ho io in mano, così magari, che a volte purtroppo è brutto dirlo, ma questi enti si avvalgono di pareri di altri poi per confortarsi, che è un po' una cosa assurda, però a volte capita. Sì, grazie. Bene, ci sentiremo senz'altro. Benissimo, allora abbiamo terminato con le domande. Ringrazio tutte voi, ringrazio quindi gli specialisti che hanno risposto a tutti i vostri dubbi. E vi presento Andrea Vaccari, presidente di FamiOnlus, l'associazione italiana dedicata ai pazienti affetti da amiloidosi familiare, che insieme all'Osservatorio Malattie Rare ha organizzato questo MeTour e che ora vi racconterà quali sono le attività dell'associazione e quali le principali richieste dei pazienti. Andrea, ci sei? Vediamo se Andrea Vaccari sta arrivando. Attendiamo qualche secondo. Eccolo, vedo Andrea. Scusate, mi sentite? Sì. Sì, ti sentiamo. Buonasera a tutti. Buonasera. Tutte le volte ormai è una prassi che io abbia dei problemi di collegamento. Non ci sono problemi. Ti lascio la parola. Va bene, grazie mille. Sarò decisamente breve, visto che bene o male avete già la dottoressa. Sia la Obici, avete già parlato, avete già detto tutto ciò che le cose più importanti che andavano dette. Come attività, naturalmente, diciamo che io sarò molto breve, perché le attività sono state praticamente completamente compromesse dal fatto del Covid. Di conseguenza avevamo organizzato alcune iniziative verso ottobre, sia a Bologna col centro di riferimento del Sant'Orsola, sia avevamo organizzato fino a ieri, grazie all'immenso impegno di Giovanni, del membro del consiglio direttivo, Eleonora e Dugo, il nostro Dugo di Cremona, avevamo organizzato anche un meeting al teatro di Cremona con Stradivari, con vari avvenimenti, per cercare anche di far conoscere la malattia semplicemente alla popolazione di Cremona e dintorni, dare qualche informazione sulla amiloidosi. Purtroppo, diciamo che dovuto al prolungamento dello stato di emergenza, ci troviamo in una situazione dove dobbiamo rimandare tutto quanto al mese di primavera, insomma, comunque quest'altro anno, nel 2022. E ci sarà comunque questo incontro che faremo sempre in ottobre, il 23 di ottobre a Bologna, dove fortunatamente una regione come l'Emilia-Romagna, che non ha optato sicuramente per dirigersi nella direzione dell'home care, ma preferisce avere una gestione ospedaliera totale anche dei trattamenti con Patisiran, farà un incontro, diciamo, esplorativo per le risorse umane disponibili sull'Emilia Romagna, per valutare neurologi e anche di sconoscenza tra di loro,
di neurologi e cardiologi per questa sorta di tsunami dell'amiloidosi che si sta presentando quantomeno in Emilia Romagna, va bene o male tutto quanto l'Italia. Con l'avvento anche della amiloidosi wild type, la senile, Bologna si stanno trovando circa quei 5-6 pazienti in più a settimana, di conseguenza devono anche in previsione di trattamenti di diverso tipo ed eventualmente più avanti anche di infusioni eccetera, hanno bisogno di valutare ulteriori risorse e quindi sembra, quantomeno è la mia speranza, che ci possa essere in Emilia Romagna pressoché un centro di riferimento per ciascuna provincia. Già attualmente sono 4, sembra inevitabile l'arrivo a breve di un quinto e probabilmente di altri 2 o 3 nel giro, probabilmente andare a fine dell'anno. Bene, questo è quanto ci siamo dedicati, quantomeno io tantissimo veramente, ai pazienti. A ore e ore e ore di telefono e soprattutto a risolvere una delle problematiche basi che sono uno degli aspetti più importanti, l'euforia diciamo verso i risultati del Patisiran ha portato anche, come dicono tutti i pazienti, la maggior parte dei pazienti che mi chiamano, 2 trattamenti al mese e il secondo mese un solo trattamento. Quindi sembra, ma sono molto molto frequenti. E persone, e forse dico io per una questione puramente matematica, perché io faccio parte dei pazienti storici, preistorici, che sono già 12-13 anni pazienti di amiloidosi o un trapianto epatico eccetera, ma ci sono anche tanti pazienti che stanno avendo un allungamento grazie ai farmaci della vita e quindi invecchiano e quindi si perde anche purtroppo con un po' di avanzamento di malattia, si perde la patente, si hanno delle difficoltà a deambulare perché comunque non sempre vi è un arresto totale della malattia. E tutto questo porta al fatto che andare in ospedale è sempre più difficile. Quindi diciamo che queste continue informative che ho da parte dei pazienti riguardo alla necessità della long care non è sicuramente dovuta a una questione di agiatezza. E lo dico perché ci sono anche dei medici, ma senz'altro lo sanno meglio che me, è molto stressante psicologicamente chiedere un aiuto. Chiedere un aiuto già non se ne ha voglia, già non ci sono solo le infusioni o altri trattamenti o le visite di amiloidosi. Si è sempre parlato di qualcuno che tiri le fila a un qualcosa di multidisciplinare perché si hanno problemi con gli occhi e qui credo che Andrea si sia bloccato, mi dicono che non riusciamo a ripristinare il collegamento con Andrea Vaccari, che comunque ringrazio e gli faccio i complimenti per l'attività della sua associazione. Bene, quindi siamo giunti al termine di questo quinto appuntamento con la MeTour. Io ringrazio tutti gli esperti che sono intervenuti, tutti voi che ci avete seguito. Rinnovo il ringraziamento alle aziende Alnylam, Pfizer e Sobi che hanno reso possibile questo evento. Vi saluto e vi auguro un buon fine settimana. A presto!